Di nuovo insieme per conoscere più da vicino i nostri ragazzi che vestono la maglia giallorossa. Certo, questa settimana non è stata una bella settimana, dopo un periodo davvero positivo, ci ritroviamo dopo una brutta sconfitta che comunque non ha pregiudicato quasi nulla se andiamo a vedere sul piano della classifica, però speriamo che non abbia lasciato delle scorie questa sconfitta a Chieti, che da pronostico poteva anche starci, perché comunque Chieti è una squadra che ha avuto dei giocatori che puntavano ben più in alto di quella che era in realtà la loro posizione in classifica. Ma comunque ne parliamo con il giovane Samuele Barchi, che tra l'altro ha giocato diverse partite, o intere spezzoni, e comunque è entrato anche nel tabellino dei gol. Io ricordo un bel gol di testa, ricordami solo la squadra che adesso mi Con sfugge. il Quello. notaresco dovrebbe Lo tedesco, perfetto. Quindi è uno anche che lascia il segno quando gioca, quindi è un giovane interessante di 20 anni che arriva, pensate un po', dalla lontana Piemonte, no? Piemonte. Piemonte, perché Omegna è in Sì, è in provincia di Piemonte. Verbania, Esatto. quindi siamo in Piemonte, vicino al Lago Maggiore, bellissimi posti. Quindi, come fa un ragazzo di 20 anni a staccarsi da quei posti? Ha proprio la voglia di pallone? Allora, innanzitutto buonasera Ciao. e grazie ancora per i complimenti. E diciamo che non è mai stato un problema giocare lontano da casa e ovviamente casa è sempre casa, poi abito in questo posto che è stupendo, sia la parte del Lago Maggiore che del Lago d'Orta, appunto, dove è casa mia. E vabbè, appunto, giocare lontano mi ha anche fatto piacere perché secondo me staccarsi dalla zona di comfort è un modo che ti spinge sempre a dare di più. Senti Samuele, ma ecco, tu a che età hai cominciato a giocare? Penso da ragazzino, proprio Sì, 3-4 anni, proprio da 3-4 subito, sì. anni, ma nei Era più giovani. grosso il pallone. Questo diciamo sì, ma come diciamo società, hai proprio con le piccoli, i primi calci, pulcini, Sì, eccetera. prima in Hai campo, fatto all'inizio, sì. Io ho iniziato addirittura un anno prima proprio. Ah. dell'età di cui si dovrebbe iniziare. Ma dove hai iniziato a giocare? La Proprio a. squadra si chiama Ramatese, e in Sarebbe. pratica era affiliata sempre con l'Omegna, Ah, praticamente sotto casa, sotto palazzo. insomma, l'Omegna adesso c'ha una squadra di Sì, ha una calcio squadra e è in promozione. promozione, ma mi sembra che ha fatto pure qualche categoria superiore, o sbaglio? Sì, ha fatto qualche. Adesso non mi viene in mente, però ha fatto anche altri campionati. E da quando sei andato via il tuo percorso com'è stato per arrivare fino a qui a Termini? Vabbè, allora ho iniziato appunto nella Ramatese, poi già da bambino ho giocato in un'altra squadra che è il Baveno, che è comunque sempre in zona, Va vicino a bene, sì. Verbania. Poi mi sono spostato nel Suno, è una squadra vicino a Novara, zone comunque, quelle zone lì, e ho fatto praticamente tutte le giovanili fino all'Under 15 più o meno. Scusa, mi viene da sorridere sentire le giovanili davanti a un ragazzo di 20 anni che è sicuramente molto giovane. Sì. Parliamo di adolescenza, allora. Sì, no, vabbè, le giovanili nel senso proprio i giovanissimi, gli Certo, era una allievi, fino battuta. all'under 15. Poi c'è stato il cambio, e appunto le giovanili del Suno sono diventate del Gozzano, che è una squadra che ha fatto la Serie C, adesso in questo momento in Serie D nel girone A. E quindi io ho fatto l'under 15 lì. Poi per un periodo sono andato a giocare in Svizzera, a dicembre me ne sono andato da Gozzano e per, diciamo, problemi di svincolo ho dovuto spostarmi in Svizzera, ho fatto praticamente un anno lì. Per poi rientrare in Italia nel Lecco, società che adesso in Serie B ai Gloriosa, tempi faceva la Serie C. gloriosa società del Lecco, è Sì, una squadra. Ci Nader giocava, 17. pensa, ci giocava un anno, ci giocava anche un giocatore di Termoli nel Sì, Lecco, si chiamava Gianfranco Troilo ed era un gran portiere, ma ti parlo degli anni 70, quindi non è che stiamo parlando di ieri, insomma. sì, Quindi. Nader 17 nel Lecco e poi la stagione dopo. A posto che fare, diciamo, la junior solo primavera, volevo già sperimentare il calcio dei grandi. Infatti, ho iniziato la stagione in una serie D che si chiama Cileon. Però ho fatto la prima partita in Coppa Italia, appunto il ritiro, prima partita, e poi ho fatto varie panchine, varie appunto partite dalla tribuna, e poi mi sono spostato a Novara. Novara, che era appunto la società, il primo anno della nuova società, perché era la società precedente era fallita. E disputava la Serie D. L'anno appunto che ha vinto la Serie D, io ho fatto i primi 2 o 3 mesi lì nella Juniores,
E poi l'ultimo periodo allenandomi sempre in prima squadra, ho fatto anche una panchina, però non ho mai giocato. Ma fammi capire, ma tu allora, quando è che è stato il tuo primo, questo è il primo diciamo, trasferimento lungo, diciamo, più lontano da casa, perché visto e considerato che le squadre che hai giocato, fino a che quelle che hai detto adesso, erano tutte lì, Sì, diciamo, a nella zona. parte, scusa se interrompo, a No, parte no, tranquillo, tranquillo. l'anno scorso a Taranto. Ah, Taranto, quindi Sì, sei stato a poi sì. Taranto, ma adesso tu sei proprietario di che società? Del Termoli, io ho Del Termoli, quindi il firmato. Termoli ti ha acquistato, sei qui, Esatto, sei arrivato esattamente. dal Taranto allora. Sì, dal Taranto. Quindi stai cominciando a risalire A la corrente. risalire. Beh, adesso stai un altro po' con noi, insomma. Così. Sì. No, quindi, vabbè, comunque hai avuto, nonostante la tua giovane età, hai avuto diverse esperienze che ti hanno anche fatto maturare un po', insomma, perché Sì. comunque sono sempre società quelle che hai nominato anche gloriose, tipo appunto Lecco, Novara, che ha fatto la Serie B, la Serie A anche, no? No, la Serie B, che ha giocato Sì. anche in Coppa Italia col Milan, mi Vabbè, ricordo, anche la quando Novara c'era che è la Serie Tessera, A. quando c'era, come si chiamava quell'allenatore, Tessera, qualcosa del Ah, non genere. è. Vabbè, tu sei giovane, ma comunque è una squadra che ha avuto la sua nobiltà. Sì, ovviamente. Quindi, diciamo, i vivai, quelle squadre hanno dei vivai che, d'accordo, sono davvero importanti in quelle zone. Sì, poi Novara ha avuto sempre dei settori giovanili molto, che hanno fatto campionati importanti e hanno schienato molti giovani talenti, diciamo, dai. Senti, Samuele, tu sei figlio unico, cioè dei fratelli, No, sorelle? io ho una sorella gemella. No, Ah, quindi, ma non gioca a calcio femminile, no? no, Ecco, quindi è diverso, è gemella, ma fino a un certo no. Fino a un punto. certo punto, sì. Eh no, perché potrebbe succedere anche, magari il DNA è quello, dice voglio anch'io, perché c'è anche il calcio Sì, femminile sì, che va sì. forte, quindi perché no? Quindi la sorella della gente. Quindi diciamo che praticamente Mister Carnevale vi ha molto di più responsabilizzati e vi ha detto, vi ha parlato chiaro, ha detto la situazione è questa, ragazzi, se vogliamo salvarci dovete darvi una regolata tutti quanti, e così mi sembra che è stato fino adesso, no? Sì, è stato così. Lui appunto da subito ci ha detto che se volevamo salvarci, se volevamo fare un certo tipo di campionato, dovevamo dare tutti qualcosa in più. Dovevamo guardarci in faccia e ogni allenamento dare il meglio di noi, perché se continuavamo così ovviamente non sarebbe successo niente di buono. Perché queste appunto sono situazioni che vanno prese di petto in questo senso, perché se uno poi lascia un po' troppo le redini, dopo magari è capace che invece così vi ha responsabilizzato, voi avete capito che il momento era quello di darsi una Sì. regolata, poi con l'aiuto anche di chi è più esperto e più anziano, mi sembra che state facendo un ottimo campionato, al di là di queste sconfitte come quella di Chieti oppure quella che abbiamo patito a Sora, se non vado errato, no? Sì. Però poi per il resto siamo stati veramente in una squadra che ha avuto un procedimento è una serie positiva davvero importante, insomma. Sì, quello ovviamente poi. Secondo me siamo un gruppo che quando lavora sodo, in campo si vede perché i risultati sono arrivati e cioè quando entriamo la domenica che ci guardiamo in faccia c'è quella voglia, appunto per gli avversari è comunque difficile, noi siamo una buona squadra secondo me. E invece vabbè, poi ci sono momenti in cui abbiamo questi cali, magari non siamo, come posso dire, non siamo Vabbè, sempre sul pezzo, dai, senti, diciamo. però... Adesso però, Samuele, domenica c'è una partita davvero molto molto delicata, perché ha gli stessi punti nostri, è una squadra che fuori casa rompe sempre le scatole a qualcuno. Ecco, voi domenica, diciamo, siete consapevoli che ci si gioca probabilmente la salvezza definitiva senza play-out, perché una vittoria ci proietterebbe a 38 punti, e a 38 punti mi sembra di capire che potremmo avercela quasi fatta. Però domenica non ci sarà l'allenatore in campo. Che cosa vi ha detto in questa settimana? Beh, questa settimana appunto stiamo lavorando per preparare la partita. Lui ovviamente ci ha detto che come già sapevamo che non c'è in campo con noi, però ovviamente sarà sugli spalti di pronto, le urla si sentiranno sicuro. Sicuramente. E, comunque appunto ci sta preparando la partita, sappiamo che è una squadra ostica e sappiamo che comunque sia in casa che fuori ha fatto certi risultati, quindi sta solo a noi entrare in campo decisi e fare la nostra partita. E arrivare alla vittoria. Poi ovviamente dovesse arrivare i 3 punti, non è detto che siamo salvi, quindi non ci possiamo, Però è diciamo. una bella iniezione di fiducia, insomma. Sì, quello ovviamente sì, darebbe una bella spinta, diciamo.
Ecco, poi se c'è una preoccupazione per le urla del mister che non mi arrivano, ci penserà Lombardo probabilmente a farvele arrivare, no? Tramite, perché sappiamo che Lombardo è uno che si fa sentire in campo. Sì, è una guida, è una guida. È una guida. Bene, allora, caro Samuele, sono stato molto contento di conoscerti meglio, un po' più approfonditamente, ti faccio i miei migliori in bocca al lupo per quello che sarà anche prossimamente, perché tu c'hai una carriera davanti e sei giovanissimo. Qui a Termoli ti auguro di stare il meglio possibile, prenderti tante soddisfazioni, perché te le meriti, anche perché come tutti i tuoi compagni siete davvero dei bravi ragazzi, che a Termoli fa bene, anche a Termoli, avere dei ragazzi come voi, perché poi i risultati arrivano anche tramite queste cose, non solo dai gol, i passaggi o gli assist, ci sono anche queste situazioni. Quindi in bocca al lupo per domenica, noi saremo sugli spalti come sempre a tifare per voi. Speriamo che domenica si possa cominciare già a assaporare la gioia della salvezza, perché è quella che noi vogliamo avere, levarcela prima di torto sta cosa, speriamo proprio arrivare alla fine che già siamo belli tranquilli, ok? Bocca al lupo Samuele. Grazie mille, buonasera. E saluto, e vuoi salutare qualcuno dei tuoi? Tanto poi lo vedranno anche loro, vuoi mandare un saluto, poi lo vedranno. Vabbè, ovviamente un saluto a mia sorella e ai miei genitori e ai miei amici più cari, dai. Ecco. E magari anche alla ragazza. Hai no, visto? Non ce l'hai, ragazzi. No, no. Che peccato. Vabbè, allora, per la gioia di chi magari ti sta vedendo, di qualche ragazza, vabbè, allora possiamo agire anche noi in questo momento. Bocca al lupo, ragazzi. Grazie. Ciao.